Ben ritrovati amici di Gidda News. Oggi non possiamo non iniziare il nostro consueto appuntamento settimanale con un pensiero rivolto alle vittime francesi. Gidda TV è vicina al dolore delle famiglie. La fase C per il momento conclude il ciclo delle assunzioni avvenute attraverso l'algoritmo ministeriale, che ancora una volta lascia dubbi e perplessità sui criteri utilizzati. Sembrerebbe che i docenti con maggiore punteggio siano stati spostati dal sud al nord e quelli con punteggio inferiore lasciati nella propria regione. Giunge notizia che su richiesta di informativa da parte delle organizzazioni sindacali sulla fase C, l'USR del Veneto ha comunicato che la supplenza annuale non si può abbandonare per il ruolo, come da indicazione del MIUR, mentre l'ufficio territoriale di Brescia sostiene il contrario e la Gilda del Veneto prepara una nota di protesta. Previsto per giorno 18 l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali per ottenere chiarimenti. Clamorosa la vicenda di una prof di 62 anni, che diventa di ruolo a 40 anni di distanza dal conseguimento dell'abilitazione. L'organico di potenziamento però non andrà a rafforzare l'area tecnico-scientifica, che al momento si scopre essere il settore dove mancano più insegnanti. La matematica, ancora una volta, si rivela la bestia nera della scuola italiana. Su sue assunzioni dice la sua la senatrice di Sé Petraglia. Le assunzioni sono un fatto positivo, ma è evidente che tale clamore è utile soprattutto a coprire i limiti di una riforma che non affronta nel merito i problemi della scuola. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Tavagnacco di Udine sottolinea come la 107 mandi in tilt la scuola, non permettendo più di sostituire i bidelli ammalati e i docenti assenti per un giorno, costringendo così a dividere gli alunni in altre classi. La scuola non sta a guardare, cerca di reagire, proseguono manifestazioni e mobilitazioni di protesta. Intanto cominciano a delinearsi le linee guida per il prossimo sciopero unitario che si svolgerà il 28 di novembre. Sulla trasparenza dell'erogazione dei fondi d'istituto, in occasione del 10° convegno RSU di Foggia, è intervenuto il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. Conoscete bene? Noi dobbiamo fare un'altra battaglia importante, che è quella battaglia per la trasparenza. Perché vedete, in questo paese sono state fatte delle leggi bellissime che poi vengono aggirate o si imbroglia perché si fa un'altra legge che dice il contrario. La legge che io ritengo bellissima e di elevata civiltà è quella sulla trasparenza degli atti amministrativi della pubblica amministrazione. La legge 241, poi modificata, ma è una legge di esempio che tutte le risorse economiche erogate dalla pubblica amministrazione devono essere pubbliche. Cioè, se io, che gestisco il denaro dello Stato, che è denaro di tutti i cittadini, noi compresi perché paghiamo le tasse, opero con quel denaro, Dio, qualsiasi cittadino, non solo noi insegnanti, qualsiasi cittadino deve essere in grado di controllare. È una tendenza, vedete, l'Italia è un paese molto corrotto, la corruzione dilaga, anche perché più tardi, ho detto, io voglio fortemente, penso col consenso di tutti i dirigenti nazionali, che facciamo anche una battaglia legale per risolvere questo problema, e non è possibile che il dirigente scolastico, ma qualsiasi altro dirigente della pubblica amministrazione, possa gestire del denaro senza che chiunque possa sapere a chi è diretto quel denaro, perché questa è la situazione che si vede. Poi, sono tante cose importanti, ma penso che questi siano dei fulcri, delle battaglie importanti da fare, perché sono delle battaglie di civiltà. Gilda e gli altri sindacati, in un incontro svoltosi con il MIUR, hanno presentato un documento unitario che mira a limitare i danni della 107. In particolare si richiede di non attivare gli ambiti territoriali e di applicare la mobilità volontaria anche per i docenti con le regole attuali. Nel frattempo, Movimento 5 Stelle e SEL presentano emendamenti. Il governo sarà ancora una volta sordo alle richieste e contributi dell'opposizione? Anche il leghista Pitoni chiede la modifica dell'articolo 16,97. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.